Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Oggi ci facciamo questa bella pescatina. Allora, ieri eravamo in quattro, sembravamo i quattro moschettieri, tempo ottimo, non abbiamo cacciato un ragno al buco, fin quando non lo caccio io pure, ma c'erano degli spinner, insomma, con la S maiuscola, tipo Ruggero, Adriano, lo stesso Mirko che conosco da poco, che comunque mi sembra anche lui molto ferrato sull'argomento. Niente, le abbiamo provate tutte, come dico nella intro dei miei episodi, e non è uscito niente. Oggi il mare secondo me è ancora meglio rispetto a ieri. Ci tocca riprovare, è un obbligo morale verso di voi. Prima pioveva pure, c'era quella bella pioggerellina, e sappiamo il detto del canale: quando c'è la pioggerellina bisogna insidiare la regina. Guardate qui, ragazzi, al bacio oggi. Andiamo subito. Scendiamo subito. Adesso inneschiamo un artificiale. Voglio iniziare con una gomma. Incredibile ma vero. Inizio con una gommina. E poi facciamo girare un po' di artificiali, ci facciamo queste questi pennelli e ce ne andiamo giù verso la foce. Ops. Guardate che bella spasa, ragazzi, che bella spasa di artificiali. Proviamo con questo del mitico Ruggero, va. Inneschiamolo un bel palettato, non c'è corrente, quindi, però mi piace, questo c'è un bel movimento e poi è abbastanza visibile. Eccolo, galleggia, vediamo, dai, proviamo il cinesino, va. Dopo aver provato Ruggero proviamo il cinesino, sembra un'eresia, insomma, però che ne sai tu di un campo di grano, che ne sai, non è la rosa, non è il tulipano. Oh, si lancia, che è good, si sente bene, vabbè, è bello palettato, non ho capito se è un sinking, lo vediamo, però a lavora bene.
vediamo un po' se sinking. No, sì, cioè non è. Va giù, va giù. Vero, abbiamo provato il cinesino. Adesso andiamo con l'artificiale di Peppe. Andiamo col Momotti 140. Guardate che livrea. Maccia santa, dai, su. Questo deve catturare, deve catturare. Ne approfitto per parlarvi un po' del guadino della Krabby, della Carson, cioè che si chiama il Krabby 400, lungo 4 metri, al quale ho attaccato la testa del mio guadino della Maver. Oramai è, credo, più di 2 mesi che lo uso, devo dire sono veramente soddisfatto. E se andate a vedere il video La spigola guerriera, vedete che praticamente sono riuscito dal molo dove mi trovavo, che è veramente alto, a salpare la spigola e a tirarla su praticamente di peso, cosa che non si dovrebbe fare, ma visto che non mi sembrava così grande l'ho fatto, ma la spigola comunque era sul chilo sicuramente. E quindi anche un guadino resistente si porta benissimo. E veramente ve lo consiglio, c'è quella gomma che lo fa aderire, diciamo, al tubo più largo quando si trasporta, che per il momento tiene, magari potrebbe consumarsi, ma poi qualora si consumasse e quindi non tenesse più il guadino chiuso, si potrebbe sostituire con della carta tesa avvolta lì. Per il momento sono veramente soddisfatto e quindi, come dire, se avete bisogno di un guadino fateci un pensierino, andate a vedere sul sito della Carson. È veramente buono, leggero e soprattutto poco ingombrante, perché misura 60 cm. Comunque c'è il mio video sull'unboxing dove parlo un po' più delle sue caratteristiche. Questo è uno spot molto interessante. Adria, vuoi dire qualcosa agli amici del canale? Sulle difficoltà di questa pesca. Siamo in bianchi rovinati. Ma oggi la cacciamo, dai. Io apro il guadino. Bravo, apri, apri. Quando non lo apri, la volta pure che prendi. Lo so. Molti dicono che porta sfiga il guadino aperto, però sì, siccome l'ho sfatato sto mito. Allora, adesso scendiamo un po' giù di dimensione, torniamo al Testa Rossa, torniamo alla Ima e torniamo al Sasuke 75 Shad. Guardate che bello, vediamo un po' se ci fa ricordare qualcosa. Fantastiche.
perché l'acqua lo porta il vento da sud, da nord non viene acqua, è difficile che viene acqua da nord. Io con la pioggia l'ho prese e le ho viste prendere. Emanuele, quello che tu mi hai detto che hai conosciuto, sì, ci hai lavorato insieme. Sì, sì. Quello, quella mattina, era una domenica, ancora me lo ricordo. Pescammo insieme un'ora, io lo lasciai, mo me ne vado e lui che ricacciò la spiga. Pioveva, pure quel giorno. Queste canne da paura che aveva. Sì, sì, molto. E Zenak, Re Smith, dicevo, ce l'ho avuto, io mi sono venduto. Stava attrezzato benissimo, c'aveva pure la tuta, la cosa, c'aveva quella proprio da nave anti-schizzo. Io c'ho la Smith e me la sono venduta. La Dragonfight. Non mi piaceva. Troppo rigida, mamma mia. Un palo. La Labrax ce l'hai avuta della. La Labrax no, c'avevo. C'ho la Loomis, pure quella, un altro palo. Ah, che miseria, la Loomis. Troppo rigida? Madonna, Anche se quelle ti fanno sentire bene l'artificiale. Io c'ho una 2,40 della mola, devo ricacciare, ma quella mi porta bene perché è un altro mezzo palo. Quella cosa, la TFO, la conosci la TFO? No. Temple Fork Outfit, con le canne da trota, oh. Temple Fork Outfit si chiama. Americana. Sono specializzati in canne da trote. Non conosco. Eppure quella, un altro bastone, mamma mia. Canna da noncia e mezza ci potevi tirare 100 grammi, altro che noncia e mezza. Madonna. Ce l'ho avuto le canne, voglia. Ma ha iniziato a pescare proprio da giovanissimo. No, ci vedo vecchia da solo, sai quante volte, col galleggiante che ha bolognese, la notte a falocchiate lì, sul molo di vita vecchia che mo ci vedete è lungo, A bolognese comunque. Però prendono con la bolognese, pure qua. Di notte te veniva veramente la adrenalina a mille, perché tu stavi lì di notte, vedevi tutto buio, vedevi sta lucetta, poi a un certo punto che spariva. Mamma mia, vai, boom, che cazzo è? Certo, una volta mi si stava a portare via la canna, mi ero allontanato, stavo sullo scoglio. C'è una di queste albe che ero andato a pescare, ci stava uno che pescava bolognese. Allora ne ha persa, prima ne ha persa uno perché era venuto con due canne, infatti bestemmiava. Mannaggia, me quando ho preso due canne, sta a fare la montatura di una, gli parte l'altra, persa. Certo, è normale. Dopo un po' gli dico io, vabbè, ma mo si è abboccata, dai, ti ricapi. Sì, mo ricapi, Gli riparte la canna, praticamente non riusciva a cacciare sta cazzo di, pensavamo, spigola. Allora io gli faccio, ma ti devo dare una mano? All'inizio mi fa no. Poi vede che quella gli andava verso l'altra canna. Sì. Aiutami, ritirami la canna. Insomma, io provo a ritirare la canna, ma gli si inciampano troppo tardi. Porco qua, porco là. Alla fine dico, ma mo te la guadino. Prendo il guadino suo. Glielo metto sotto, pompa. Alla fine lui fa, ma non è una spigola, combatte troppo. Era un cefalo, così. Bello. Una bestia assurda. C'ho il filmato perché l'ho ripreso. Pure buono. Quelli di mare sono buoni, cefali. Ma io qua una sera ne feci una trentina. Certo. Ma praticamente li facevo. Tipo a strappo, ma con solo. Allora, cambiavo artificiale, nulla. Prendevo un artificiale che era un popper piccolino, sì. Probabilmente gli andavamo contro, non lo so. Forse l'incuriosiva più che altro. Si avvicinavano. Boom. Ma poi mi divertivo perché li prendevo un po' sulla schiena, quindi tiravano da morire. Cioè, poi tirano. Io andavo a Santo Stefano, quei 9 metri andavamo. Con le 9 metri montate Barbara, cioè montate con gli anellini piccoli, no? Ah. E tu fai passare il filo e c'hai sta 9 metri lunga che sarebbe come una canna fissa, però c'hai il mulinelletto quello piccoletto con 30 metri di filo. Ah, pochissimo. Sì, perché tu peschi con lo 0,10, 0,8, quindi boom, quando fai un cefalo di quelli potenti che ti parte, tu riesci a dargli un po' di filo o qualcosa, perché sennò con quel finale non lo tiri. Devi lavorare di frizione, di investimento, galleggiante da un grammo. Madonna, da un grammo te metti, cioè, lì con
mezzo galleggiantino piccolo come appena appena toccato. Amo che c'è? L'amo pescavi col 20, col 22. Ami proprio microscopici. E la giornata si conclude così con questa bella chiacchierata con l'amico Adriano, grande pescatore anche lui, grande esperienza. E la pesca magari non ci regala tante catture, ma comunque ci regala tanti belli incontri con persone veramente in gamba. Stay tuned ragazzi, ciao! Oh.